Inter che invece insegue questo titolo dopo aver dopo essere stata eliminata dalla Lazio in semifinale nell'ultimo precedente. Inizia la gara, rimessa lunga di Matosevic, cerca il colpo di testa Zonta, il colpo di tacco per liberare Palombi che prova a entrare in area. Palombi, pallone sul destro, Popa decisivo e poi Radu blocca tutto. Ottima la giocata, l'allarga poi per Zonta, il pallone di ritorno, Bonetto, il triangolo con Zonta che entra in area, va al cross, Matosevic in calcio d'angolo. Rokavec insegue, arriva l'anticipo di Correia, poi Bonetto regala il pallone a Manoni, l'inserimento di Murgia, entra in area, Murgia calcia sul fondo. Contro la Lazio a Correia. Manoni va al cross, dentro a cerchiare Rossi, colpo di testa che va a terminare sul fondo. Ciaolè sbaglia l'apertura, sbaglia però anche Murgia e alla fine arriva il fischio dell'arbitro, finisce 0-0 il primo tempo tra Lazio e Inter, poche emozioni. Pallone lungo a cercare ancora una volta Rossi, c'è Popa su di lui, Rossi lotta, Popa prova a non farlo passare ma Rossi se ne fa, occhio al tocco, rimorchio sul fondo, occasionissima per la Lazio con il tocco di Palombi, fuori per Gravion. Poi Popa vuole andare al tocco lungo nella zona di Baldini, il pallone diventa buono per Pinamonti, alto. Zonta va al cross sul secondo pallone, Young era tutto solo, colpisce male e il pallone va a terminare sul fondo. Cerca il pallone lungo, Zonta anticipato da Germoni, occhio allora alla ripartenza bianco-celeste. Con Rossi cercato in avanti Manoni, in aria Manoni, alto, si divora un gol pazzesco Manoni. Ciaolè, Pinamonti chiama palla, si gira Pinamonti, allarga per Appia, ancora chiama il pallone a centro area Pinamonti, Appia va al cross, teso Pinamonti, Pinamonti, Inter avanti all'86esimo, esulta tutta la panchina nera-azzurra. Ha toccato pochi palloni Pinamonti in questa gara, ma tocca quello più importante portando avanti l'Inter quando siamo all'86esimo. Lazio 0, Inter 1, Pinamonti. Bravo Appia ad andare al cross, Pinamonti si fa trovare pronto, la mette dentro. Chiedono un fuorigioco i giocatori biancocelesti, non ravvisato dal direttore di gara. L'esultanza di Pinamonti che mette dentro il gol del vantaggio. Miang scappa sulla sinistra, va il cross, calcio d'angolo. Mancano 5 secondi, si attende solo il fischio dell'arbitro. Pinamonti a dar fastidio, l'arbitro dice che basta così. Lazio 0 Inter 1, la gara d'andata viene vinta dai nerazzurri con il gol di Pinamonti all'86esimo. Il 9 gennaio si decide chi va in finale.